nei mattini pallidi appena imburrati di foschia, risatine come monete soffiate nei caffè, facce ingenue appena truccate di tenera euforia, occhi chiari, laghi gemelli, occhi dolci e amari. Le ho viste fra cemento e cupole d'oro che il vento spazza via, sotto pensiline che aspettano solo il loro tram, coprirsi bene il cuore in mezzo a sandali e vecchie camicie e fantasia. E qualcuno solo ubriaco che vomita sul mondo. Io non mi se portare fiori e poi fuggire via e provare a dire qualcosa in un italiano strano. Io ne ho viste coi capelli di sabbia raccolti nel foulard e un dolore nuovo e lontano tenuto per la mano. Le ho viste far la fila con impazienza davanti ai gelatai, quando c'è lo stufo d'inverno promette un po' di blu, piccole regine fra statue di eroi e di operai, lievi spine d'ansia nei petti rotondi e bianchi. Io le ho viste eccitate, buffe, sudate per la felicità, negli alberghi dove si balla a gridare l'allegria, e bere birra e chiudere di fuori la solita neve, la realtà, e ballare alcune tra loro e ballare poi ballare. Le ho viste nelle sere quando son chiuse le fabbriche e le vie, sulle labbra vaghi sorrisi di attesa chissà che, scrivere sui vetri ghiacciati le loro fantasie. Povere belle donne innamorate d'amore della vita, le ragazze dell'est. Amici carissimi del Tina dell'Erminia Carogatti, buongiorno, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per il nostro tutorial del venerdì.
Oh, sono passati 2 mesi, quindi tutorial di Claudio Baglioni, tutorial di queste ragazze dell'est, brano meraviglioso, ma va bene, tanto sono parole, come dire, già dette, già sentite. Un brano che è dell'81, ma io trovo sia di un'attualità pazzesca, nonostante siano passati appunto 42 anni in pratica. Faceva parte di Strada Facendo, uno degli album di maggior successo del nostro Claudione. Allora, arrangiato da Geoff, come si dice Geoff? Geoff, probabilmente Geoff. Geoff Westley, che cura questo e anche altri album, anche di Battisti. E si sente la mano assolutamente di questo grande arrangiatore, e la si sente soprattutto nella intro, che è veramente un momento che caratterizza questo brano in maniera veramente molto, molto evidente. Allora, è disponibile di questo brano, sono disponibili la base MIDI e lo spartito. Andiamo alla tastiera a vedere Ragazze dell'Est. Allora, brano molto difficile, anche naturalmente il numero degli accordi che ci sono, che sono, non li ho contati, ma sono decine, e anche per il fatto che il brano si sviluppa su ben 4 centri tonali. Partiremo dal La minore, per andare poi in Do, ma io anzi in La, per poi andare in Do maggiore, che io considero sempre, sapete, come padre di La minore, quindi non lo considero una modulazione, un nuovo centro tonale. Per me Do vale La minore. Andremo quindi in Do minore, e dunque figlio di Mi bemolle. Il brano poi torna in Do, sì, dove c'è appunto un interludio strumentale, dove però il piano ha una parte importante. Il brano si chiude in Mi minore, quindi gran parte delle difficoltà sono dovute anche a questi continui cambi di tonalità, e quindi dobbiamo avere sempre molto bene in testa che cosa succede in ogni tonalità, perché alla fine il brano ha una strofa, un ritornello che vanno a ripetersi appunto, ma in situazioni diverse, e non sempre peraltro sono uguali. Allora, cominciamo con questa famosissima intro realizzata appunto da Geoff Westley, e che fa così. Vedete quanto sia difficile, ho dovuto farla non so le volte, perché dobbiamo far sentire questa melodia. Adesso la rifaccio molto più lentamente, altrimenti si capisce ben poco, a parte che c'è lo spartito e lì l'abbiamo riprodotta fedelmente. Io ho cercato addirittura di semplificarla, perché in realtà la intro farebbe così, pardon, cioè dovremmo andare a prendere con la mano destra un intervallo di nona minore, quindi io l'ho semplificata, ma pur semplificandola, dovendo tenere il ritmo, dovendo fare sentire logicamente la melodia accompagnata da accordi che cambiano continuamente, la cosa non è facile. E poi abbiamo una mano sinistra che deve dire la sua. Allora, la rifaccio molto lentamente, ma veramente lentissima, così che possiate vederla in toto. Thank you.
andiamo a vederla così, giusto? Più che altro a vedere che cosa fa la sinistra. Direi proprio di partire da qua. La sinistra gioca su un pedale in pratica di La e fa da prima così. La, Mi, Do, Mi, La, Mi, Do, Mi, La, Mi, Si, Mi, La, Mi, Si, Mi, La, Mi, Si bemolle, Mi, La, Mi, Si bemolle, Mi, La, Fa, questa volta La, Fa, Do, La, oppure anche Do col Do, La, Do, La. Volendo si può mettere anche il Do in luogo del Fa. Io metto il Fa per dare anche continuità, sono più vicino al Mi che ho usato fino a quel momento. Pa, 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 pa. Si passa quindi a suonare questo, che vuole essere in pratica un accordo di La diminuito. Lo si fa due volte, si ritorna su La Mi La e ci si resta. E magari possiamo chiudere con un power chord, lo chiamiamo così, La Mi. La destra, vedete che faccio sentire Mi, Fa, Mi, ma accompagno sempre con La Do. Re, Mi e lo accompagniamo con Sol diesis e Si. Facciamo quattro volte. Ancora Re, Mi, questa volta però accompagnato da Sol e Si bemolle. Quattro volte anche qua. Questo Do, Re lo accompagniamo con Fa, La. Siamo in armonia di Fa maggiore qui. Dobbiamo fare questo perché adesso l'armonia è quella appunto di un La diminuito, quindi andremo ad accompagnare questo Do, Re, Do, Si, La, Sol, diesis, La, Si, Do, con pollice e indice che vanno a suonare Re diesis e Fa diesis o Mi bemolle, Sol bemolle, chiamateli come volete. Pa, 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 pa. Mi fermo qui perché a questo punto occorre cambiare di atteggiatura. Andremo a suonare Do, Re, Do, Si, La, accompagnati con Mi e La. Adesso qua dobbiamo andare a suonare La, Si, La e accompagniamo con pollice e indice suonando Do e Mi. Giunti sul Fa, dove dovremmo andare a far sentire Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Do, Si, La, ci accompagniamo con Sol diesis e Si. E dovremo cercare di prendere questo Fa con il quarto dito, quindi allargarci abbastanza a livello di indice e di anulare. Io l'ho fatta così, molto probabilmente la versione di Wesley è ancora più complicata, ma credo che questo sia un buon compromesso. Ora, giunti qua, entra anche la ritmica, che è tutta uguale per tutto il brano, e c'è una clave unitamente a una cassa. Io le ho inserite perché sono molto, molto caratterizzanti il brano, questo. Alla fine questo è un brano che vuole essere una bossa nova, perché la ritmica è proprio quella. Poi noi lo tratteremo a livello pianistico come fosse un 4 quarti, a quale è. Tra le altre cose, non ho detto, i BPM sono 69 e questo è il Do centrale. Eccolo qua. Allora, giunti qua. Due, tre, quattro.
andiamo a fare quello che fa il basso, in pratica. Fa un mi, la, due, tre, qua, sul qua. Partiamo con questo che si vede appena appena, ma è un si, mi, si. Qui adesso andremo a giocare, in pratica, sulle note di una scala di la minore naturale. Lasciamolo perdere il fa, magari. E giungiamo a chiudere sull'accordo di la minore. E adesso l'Erminia entra. Ho una cosa da dire importante. Il violino è stato realizzato un tono e mezzo sopra. Oggi la suoniamo nella tonalità originale, quindi l'Erminia farà, soprattutto quando siamo in la minore, proprio adesso, molta fatica perché è estremamente grave. Pronto, Erminia? 1, 2, 3, 4. I mattini pallidi appena imburrati di foschia, risatine come monete soffiate nei caffè, facce ingenue appena truccate di tenera euforia, occhi chiari, laghi gemelli, occhi dolci amari, l'ho viste fra cemento. Oh, possiamo fermarci perché adesso la strofa è identico, ho sbagliato qualcosa alla fine, tra l'altro l'accordo è veramente più bello. Allora, cominciamo così. Dai, da, 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 da. Qui c'è un lunghissimo pedale di là. Quindi, da prima, la minore. Quindi un mi con basso di là. Quindi un do con basso di là. Potremmo chiamarlo anche do, la minore settima, ma io lo sento proprio armonicamente molto di più come un do con il la al basso, perché poi da do passerò a re, re con il basso di là. Quindi andremo su un fa major 7 con la terza al basso, la. E qui dove ho sbagliato, avrei dovuto suonare questa cosa, quindi un da prima un si settima preso con il fa diesis al basso. Guardate che bello questo passaggio, che cosa geniale. Andiamo a scendere col basso. Che cosa andiamo a fare in pratica? A suonare intanto l'accordo è quello di un fa settima con la quinta bemolle. Quando noi sentiamo settima, quinta, bemolle, immediatamente dovrebbe venirci in mente una sostituzione di tritono. E questo avviene perché il fa, abbiamo suonato un fa diesis al basso, ma non dimentichiamoci che in realtà era un si settima, l'accordo. E se io alle note di un si settima, che sono la settima, il la, la fondamentale, il si e il re diesis che è la terza, se io a questo accordo vado a mettere un basso di fa, eseguo proprio una sostituzione di tritono, un cosiddetto sub 5. Generalmente questo accordo va in sostituzione proprio o uno o l'altro, ma Baglioni in questo caso mette proprio da prima il si settima con il basso di fa diesis, poi scende a realizzare la sostituzione di tritono, quindi suonando, come dicevo, un fa settima quinta bemolle. Andremo quindi su un mi settima con la quarta sospesa, lo chiudiamo con la terza, e a me è piaciuto, ma nel disco non c'è, mettere un mi tredicesima bemolle con la nona diesis, quindi il solito box. Per realizzare questi box, pensate, naturalmente questo box parte dalla terza del nostro mi, costruiamo prima un accordo di major 7 su questa terza, sarà un accordo di sol diesis settima maggiore o la bemolle, quindi abbassiamo la quinta ed ecco che il nostro box è realizzato unitamente al basso, magari
passiamo attraverso la nona bemolle, le ho viste, e Erminia adesso attacca con la seconda strofa. Le ho viste fra cemento e cupole d'oro che il vento spazza via, sotto pensiline che aspettano sulle loro trame, si bene il cuore in mezzo a sandali e vecchie camicie fantasia, e qualcuno solo ubriaco e vomita su. Andiamo avanti, Erminia. Le ha viste, e noi invece adesso andiamo a vedere le armonie di questo, che è appunto, abbiamo rifatto la strofa e siamo passati all'inciso. Come detto, l'inciso è, cambia di centro tonale, non siamo più in La, ma siamo nella sua parallela, in La maggiore. Eccoci quindi a suonare una triade. Ora, qui lo si potrebbe anche intendere questo accordo quale un do diesis minore con la quinta, in questo caso al basso. A me piace sentire però, mi piace interpretarlo come un mi con la terza al basso, cambia solo una nota. Questo perché l'accordo a seguire, che è un mi minore, mi vedrà prendere. Io ero in questa situazione, in pratica mi cambia la terza al basso, quindi io la mia destra che prende con le dita a forchetta si, mi, si, rimane lì e rimane lì anche nell'accordo successivo, quantomeno nella prima parte. Sarà un fa diesis settima, quinta, settima, quarta sospesa. Se io rimango a suonare si, mi, si, suono le note essenziali. La quarta poi andrà a chiudersi sulla diesis. Vedete? Poi appunto, per andare sul si minore mi avvalgo di, sempre dell'accordo di fa diesis, preso sempre con le dita forchetta, ma a questo punto mi devo spostare, e con il, appunto, la terza al basso, il la diesis. Vado in si minore, settima, mi settima, fa diminuito. Vado in fa diesis minore. Qui posso giochicchiare con l'undicesima, per esempio. Ok, quindi un si undicesima, triade di La, basso di Si, lo vado a chiudere il mio Si undicesima, veduto per la mano, quindi un Mi undicesima, veduto con la mano, chiudo il mio Mi sulla triade. Vedete quanto è bella questa modulazione in Do. Prima eravamo appunto in La. Nel brano originale c'è un Sol al basso, no? Dunque, sì, eravamo... Rifaccio così, oltretutto mi rinfranco anch'io. La, Mi con la terza al basso, Mi minore con la terza al basso, Fa diesis, settima quarta che chiudiamo, Fa diesis con la terza al basso, Si minore settima, Mi settima, Fa diminuito, Fa diesis minore, lo prendiamo settima, Si undicesima che chiudiamo sulla triade,
possiamo anche mantenere la settima, si sta bene. Eravamo su un mi undicesima che chiudiamo sulla triade. Il disco originale, dicevo, suona un sol settima con però la fondamentale al basso. A me piace, essendo qua, e qui no, qui no, ma più avanti lo faremo. Dobbiamo suonare un sol settima appunto con la quinta al basso. Per non far cantare la settima sappiamo che o lo prendiamo qua o lo prendiamo in quest'altra posizione con quest'altro rivolto si, re, fa, e gli aggiungiamo, però facciamo cantare il sol, quindi andremo, che oltretutto ci serve perché noi stiamo suonando un sol si ma con il re al basso. Vai, se sei buon termine, andiamo. Non hai perso il... Viste che cantavano nei giorni brevi di unità, e come di amicizie intrecciati per una strada, io la viste stringere le lacrime di una primavera che non venne mai. Volo di cicogne con ali di cielo ancora io. Ci fermiamo anche qua ad analizzare questo altro inciso, realizzato però questa volta in tonalità di Do maggiore. Quindi sarà Do, Sol con il Si al basso, dita forchetta, Sol minore con la terza al basso, lasciamo le dita forchetta per realizzare una La settima quarta sospesa che chiudiamo sul Do diesis, e poi, se vi piace, a me piace molto, spezza in pratica questo accordo giunto sulla triade di La con un La con la terza al basso. Re minore settima, Sol, Sol diesis diminuito, La minore settima. Stavolta c'è una variante, prima saremmo andati sulla Re settima, no, questa volta invece dalla minore si passa a un Fa minore con la terza al basso. Bye, ba, 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 Do con la quinta però al basso. Da, 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 da. Fa diesis, semi diminuito, ecco, triade di La minore, basso di Fa diesis. Andiamo in Sol, perché adesso riproporremo la strofa in Do minore. Vedete questo passaggio? Fa diesis, semidiminuito e Sol. Siamo sulla, eravamo in Do, siamo in armonia di Do, e quindi questo Fa diesis, semidiminuito, lo costruiamo sul quinto grado bemolle. È l'unica situazione nella quale, trovando un accordo semidiminuito in una tonalità, noi possiamo andare, questo accordo ci fa da cuscinetto, quindi dopo un Fa diesis semi diminuito ci si può aspettare di trovare, di scendere, di trovare un Fa major 7, oppure salire e andare su un Sol, ed è proprio quello che avviene qui, ok? Quindi Fa diesis semi diminuito, qui possiamo mettere la settima assolutamente. Sei pronta? Sì. Le ho viste far la fila con impazienza davanti ai gelatai, quando il cielo stufo d'inverno promette un po' di blu, piccole regine fra statue di eroi e di operai. Fermiamoci, perché qui poi adesso la storia cambia leggermente. Allora andiamo a vedere la strofa di Ragazze dell'Est, questa volta realizzata nel centro tonale di Do minore. E come prima teniamo il pedale di Do, quindi un Sol col Do al basso.
Avremo il Mi bemolle, vai ba 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 ba, col Do al basso, non dai da da da, su un Fa con il Do al basso, dai dai da. Questo La bemolle, siamo sul quarto grado in pratica di Mi bemolle, lo prendiamo major 7. Ci sta molto bene. Ritorniamo in Do con la sua fondamentale. Da 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 da. Allora, qui succede quello che è successo prima in La minore, però stavolta siamo in Do minore, quindi l'accordo sarà un Re settima. Eccomi qua a prendere settima fondamentale terza. Mi avvalgo anche della sinistra. La destra rimane lì immutata a suonare Do, Re e Fa diesis, ma è la sinistra che va a sostituire, nostro Re. Questo perché? Perché i due accordi hanno in comune il tritono. Fa settima, quarta sospesa. Le ho viste. E adesso canta da Emilio. Siamo arrivati. Devi tenere il conto, tesoro. Le ho viste, eccitate, buffe, sudate. La felicità. Approdare sul Do maggiore. Allora, che cosa è successo in questa strofa in Do minore? Non è più come le altre, non teniamo più il pedale di Do, ma facciamo questo. Le ho viste eccitate, buffe, Do minore. Un Sol settima con il Re al basso. E qui, proprio per andare a rimarcare la settima, che è un Sol settima, io la settima la faccio proprio cantare. Ba, 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 ba. Eccomi qua, suono Sol, Si, Re, Fa, basso di Re. Questo è un Do settima preso con la terza al basso. Mi sarà sufficiente suonare Sol, Si bemolle, Do, basso di Mi. Fa minore. Dai, da, da, da. Stavolta si va sempre Si bemolle, ma viene preso con la terza al basso. Da, 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 da. Possiamo anche inserire la settima. Andiamo in Mi bemolle. Bye, ba, 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 ba. Rifacciamo quello che abbiamo fatto prima, vale a dire da prima un Re settima con la quinta al basso. Bye, ba, 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 ba. Quindi un La bemolle, settima, quinta bemolle, da, 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 da. Un Sol settima con la quarta sospesa. Lo chiudiamo e andiamo a fare questo. Due volte, quindi andiamo a vederlo che cosa vado a cercare di suonare come ha fatto Geoff, quel nome lì è Geoff. Jeffrey sarebbe per Jeffrey, ma infatti ho visto un'intervista in cui lo chiamavano Jeff. Quindi lo chiamo anche io Jeff, il vecchio Jeff. Allora siamo in Do e andiamo a suonare Re, Mi, Do, possiamo anche aggiungere il Sol. Stavolta Re, Mi, Sol, e il Sol più acuto. Ancora Re, Mi, Do, però il Do diventa, allora, non l'ho detto che da prima è una triade. Quando suoniamo Re
re mi sol più acuto e qui suoniamo un do major 7. Do settima quindi. Andiamo in la settima. Andiamo su re, re minore. Quindi un sol lo prendiamo con la quarta che canta, quindi qui possiamo mettere o un mi con la terza al basso o un sol diesis diminuito. Andiamo sul la minore, magari preceduto dalla nona, il si. Andiamo su un re undicesima che chiudiamo, su un sol che chiudiamo, sta roba già messa io perché mi piace, sol, la, si, do, re, re, mi, do, e ripetiamo, mi, sol, su do major 7, re, mi, do, su do settima, re, mi, la, sulla settima, sol, mi, la, qui cambia, diventa un fa minore con la terza al basso, quindi un do con la quinta al basso, viene riproposto il fa diesis minore, il fa semi diminuito come è successo prima, ma questa volta non andremo ad appoggiarci su un sol per ritornare in do, no, facciamo proprio un 2-5-1 classico, fa diesis semi diminuito. Ciao, rifacciamo, ho sbagliato. Quando sono chiuse le fabbriche, le vie, sulle labbra vaghi sorrisi di attese, chissà che, scrivere sui vetri ghiacciati le loro fantasie, povere belle donne innamorate. Facile questo brano qua, anzi io lo ritengo veramente il brano più difficile di Baglioni, perché appunto le armonie sono tante, non mi ripeto. Eravamo arrivati in conclusione sul centro tonale di Mi, dove viene riproposta ancora la strofa, quindi pedale di Mi, ma poi ci sarà una variante. Allora, pai, ba, 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 Mi, pedale, con fondamentale al basso, ba, da, 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 Si, pedale di Mi, Sol, pedale di Mi, da, 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 da. La, pedale di Mi, l'accordo che ho sbagliato prima, Do, pedale di Mi, da, 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 da. Mi, il basso scende e qui è bello se andiamo a mettere la nona del nostro Mi, un fa diesis. Povere belle donne, qui andiamo a suonare un fa diesis, è quello che succede, che è successo prima in do minor, in do e prima ancora in la. Vai, ba, 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 ba. Questo è un fa diesis settima preso con la quinta al basso. Ba, 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 ba. Scendiamo in modo da realizzare l'accordo che lo sostituisce a livello di tritono, che è un do settima con la quinta bemolle, eccola qua, è sempre il fa diesis, che sarà in questo caso un sol bemolle, quindi qui adesso possiamo anche rimanere a suonare Mi fa diesis, scendiamo col basso sul Si, scendiamo dal La diesis al La naturale e realizziamo un Si settima quarta sospesa. Da, 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 da. Chiudiamo sul Si, le ragazze dell'est.
su questo mi finale c'è questa cosa da fare. Cosa andiamo a fare? Pedalone di mi, da qui sino alla fine. Anche questi pedali sono delle cose veramente geniali, io trovo. E con la destra andiamo a suonare si do si do la si la si la si la si sol la sol la sol fa mi fa sol fa mi do si la sol fa mi. E anche la bellezza di questa melodia. Ovviamente ci accompagniamo con le altre dita e quindi suoniamo in pratica un mi minore, no? Che poi diventa un si settima, dove facciamo cantare la si e ci accompagniamo attraverso re diesis e fa diesis. Pa, 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 pa. Questo possiamo considerarlo un sol settima, dove andiamo sempre a far cantare la si, do, e quindi andiamo in do. Quindi a maggior ragione quello di prima lo consideriamo un sol. Sol, sol, la, sol, la, sol. Quindi andiamo su un diminuito. Lo possiamo vedere come un si bemolle diminuito. Tanto il basso è sempre... Anzi, visto che il basso è il pedale, cioè il pedale di mi, lo consideriamo un mi diminuito. E accompagnandoci con la si bemolle e re bemolle... andiamo a suonare sol fa mi fa sol. Ora qui io ho fatto questa cosa che mi sembra di percepire vagamente nel disco, scendo per seste, per intervalli di sesta, ok? Quindi questa è la nostra melodia, sempre pedale di mi. Adesso qui mi verrebbe spontaneo di mettere un si al basso, no, continuo il pedale di mi. Andiamo a suonare si la sol. Te dormiti, Erminia, ma stai attenta a quello piove. Che spiego. Ah, piove per quello, piove, il governo lato. Ok. Eravamo qui. Però dobbiamo suonare re diesis perché è come se fossimo in si. Mi minore, una triade, se volete con un A da 9, e chiudiamo qui questo brano straordinario, un brano, va bene, i testi non cosa volete, se continuiamo a dire che Baglioni è un poeta, voglio dire, gli facciamo persino torto, perché secondo me andiamo oltre anche musicalmente, perché avete visto la complessità di questo brano, tra l'altro siamo a 38 minuti di spiegazione più il videolino, superiamo abbondantemente i 40-45 minuti, perché il brano oltretutto è lungo, ma credo che ne valga veramente la pena. Ho detto direi tutto, possiamo senz'altro salutarci qui. Vado dalle Erminia. Dunque, amici carissimi, allora, dopo questo brano meraviglioso, vi diamo senz'altro l'appuntamento a venerdì prossimo, non senza aver detto che domenica uscirà un altro video, che però non ha carattere musicale, perché sarà una intervista, ancora la seconda, a Fulvio Covalero. È un'intervista nell'ambito dell'omicidio di Liliana Resinovic, che è avvenuto a Trieste l'anno scorso, anzi prima di Natale di 2 anni fa in pratica, e che chi segue la vicenda conosce bene, quindi non sarà sicuramente un video per i musicisti, ma per coloro che appunto seguono il crime e sono appassionati di questi fatti, purtroppo, ahimè, drammatici. Quindi domenica intervista a Fulvio Covalero, venerdì un nuovo tutorial, direi che è tutto, a presto con il Tino Caruso.